Buonasera a tutti e benvenute e benvenuti a questo secondo incontro di Storie di Futuro Sostenibile. Io sono la professoressa Maria Serena Chiucchi, sono il direttore del Dipartimento di Management ed è con me il professor Marco Giuliani, che è il coordinatore del corso di laurea magistrale in Management della Sostenibilità ed Economia Circolare. Dicevo che questo è in sostanza un ciclo di incontri che abbiamo ideato con il professor Giuliani proprio per ospitare dei professionisti, colleghi, studiosi che si occupano di sostenibilità e con cui riflettiamo su quelle che possono essere le tematiche legate alla sostenibilità, su quelle che possono essere le frontiere legate alla sostenibilità e cerchiamo anche proprio di conoscere quelle che possono essere le esperienze di istituzioni, organizzazioni che appunto si occupino di sostenibilità e proprio per vedere come in effetti molte delle nostre organizzazioni, molte delle nostre imprese in realtà si stanno adoperando proprio per creare per tutti un futuro più sostenibile, come dice il titolo del nostro ciclo di incontri. Questa sera è con noi il professor Matteo Pedrini, che è uno studioso e collega anche, quindi studioso di sostenibilità, e che è qui anche in veste di direttore scientifico del CSR Manager Network, che è appunto un'associazione che raggruppa, professionisti che operano nell'ambito della sostenibilità. Tra l'altro, prima chiacchieravamo con il professor Pedrini e sia il professor Pedrini con il CSR Manager Network, sia il professor Giuliani ed io e il nostro Ateneo siamo in realtà, facciamo parte dell'OIBR, cioè dell'Organismo Italiano di Business Reporting, che quindi si occupa anche proprio di diffondere, di fare ricerche, di diffondere quelle che possono essere linee guida legate appunto alla sostenibilità e più in generale al business reporting. Passo la parola a Marco Giuliani che presenta il nostro ospite. Buonasera, buonasera a tutti. Due parole per descrivere, seppur con ovvia sintesi, il profilo che è decisamente ricco e interessante del professor Predini. È, come accennavamo prima, direttore scientifico del CSR Manager Network, di cui avrà modo di parlare tra poco, quindi illustrare come è nata questa associazione, cosa fa e quali sono le caratteristiche. È un professore ordinario di economia aziendale presso l'Università Cattolica di Milano, quindi ecco, è anche un nostro graditissimo collega, è responsabile della ricerca di ALTIS dell'Università Cattolica, anche qui in quel progetto di ricerca, un grande centro di ricerca che fa proprio attività di indagine in materia di sostenibilità e da sempre, cioè, quando ricordavo al telefono, ci siamo sentiti la prima volta, quando eravamo più piccolini tutti e due, insomma. Abbiamo avuto modo di incontrarci proprio in alcune sessioni in cui già all'epoca si occupava di corporate social responsibility e di rendicontazione non finanziaria. Sui stessi temi fa sia attività di ricerca e ovviamente attività di didattica sia in ambito universitario che in corsi e master di specializzazione. Penso di aver sintetizzato in modo, diciamo, supremo, oserei dire massimo, il Il profilo lungo Pedrini. curriculum. Quindi adesso direi che possiamo iniziare questa piacevolissima chiacchierata. Ringrazio anche io, professor Pedrini, per aver accettato in modo così gentile e cortese, insomma, l'invito a dedicarci una mezz'oretta del suo tempo per ritrarre il professionista, chi è il CSR Manager Network, chi è il CSR Manager Network e chi è il CSR Manager. Quindi direi apriamo questo nostro incontro. Come sempre, chi vuole fare domande può farle tranquillamente nella nostra chat, quindi indica la domanda che poi noi ovviamente leggeremo e il professor Pedrini risponderà in tempo reale. Quindi ora passo la parola alla professoressa Chiucchi per avviare questa conversazione.
Magari, Matteo, la prima domanda sorge veramente spontanea, quindi se ci puoi illustrare chi è il CSR Manager Network, quali sono le attività che svolge e farci anche un po' un minimo di storia di questo network. Ok, innanzitutto permettetemi di dire che nonostante tutti i titoli che ho, eccetera, che sono stati lunghissimi, mi sono quasi spaventato. Sono sempre Matteo, insomma, il titolo, il mio nome non è cambiato negli anni, quindi sempre Matteo rimango. Partiamo da che cos'è CSR Manager Network. Allora, CSR Manager Network è un'associazione che è stata fondata nel lontano 2006. È stata fondata da Altis. Altis era l'alta scuola impresa società dell'Università Cattolica, che era stata fondata da poco tempo, da un anno. L'allora direttore Mario Molteni, professore della Cattolica, nonché mio maestro, uso ancora questo termine perché io sono fiero di dire che è stato mio maestro, ha avuto l'idea di costituire un network di professionisti della sostenibilità. Allora, con i primi, diciamo, fondatori sono stati Eni, è stata Enel, sono stati Vodafone, quindi quelli che erano poi precursori di questi temi, perché di fatto c'erano già associazioni piuttosto consolidate attorno al tema della CSR, della sostenibilità, ma sempre rappresentavano aziende, mai il professionista impegnato in azienda a svolgere questa mansione. Nel 2006 è partito, pian piano si è sviluppato, è partito da Altis e ISVI insieme, in realtà due enti, poi nel 2012 è diventata proprio un'associazione autonoma, indipendente, e negli anni, pian piano crescendo, siamo arrivati ad avere 200 associati. Chi sono gli associati? Sono professionisti della sostenibilità. Due categorie prevalenti: da una parte i manager, dall'altra anche dei professionisti che vanno a consulenza. Più o meno il 70% sono professionisti che lavorano in azienda, il 30% sono consulenti. Quindi qualcuno che si è prestato, poi in realtà c'è anche un travaso da una parte all'altra, perché qualcuno rimane a casa dal lavoro, comincia a fare il consulente, qualche consulente comincia a trovare la posizione di CSR manager, quindi gli associati svolgono anche queste due mansioni con un po' di effetto pendolo. Che cosa fa il network? Il network nasce con l'idea di promuovere la professione e aiutare i professionisti. In che senso aiutare? Nel senso che adesso si parla molto di sostenibilità, di CSR, si sa di cosa si tratta. Nel 2006, quando qualcuno veniva nominato CSR manager, la prima cosa che doveva fare è mettere in Google CSR e capire di cosa si trattava, perché non sapeva neanche di cosa si stava parlando. Quindi è stato ed è un'associazione che cerca di aiutare nel proprio costruire un profilo della professione. E come lo fa? Lo fa da una parte con un approccio comunque top-down, quindi con qualche contenuto che viene affrontato direttamente anche da un supporto scientifico da parte di me, ma di Altis, e dall'altra parte con un forte impegno nella collaborazione peer-to-peer, quindi tra pari. Tipicamente, siamo in periodi non Covid, parliamo di periodi non Covid, poi parliamo di periodi Covid. Nei periodi non Covid si tengono 5 eventi tematici all'anno a porte chiuse, quindi solo con gli associati, e un sesto evento pubblico. Nei 5 eventi a porte chiuse gli associati si confrontano su tematiche specifiche, per cui qualche volta è stata la relazione tra un tema a me caro, CSR e risorse intangibili, altre volte come si fa la pianificazione strategica includendo aspetti sociali e ambientali, come integrare aspetti sociali e ambientali nei sistemi di NBO. Sto facendo qualche esempio un po' alla rinfusa, modelli di business costruiti attorno alla circular economy, dove gli associati raccontano le loro esperienze, condividono soprattutto anche difficoltà, opportunità. L'evento all'anno invece è un evento tipicamente di presentazione di una ricerca. Una ricerca che viene condotta annualmente, in realtà adesso le ricerche sono anche diventate due all'anno, perché allargandosi il network c'è anche più denaro da investire, onestamente, si può fare qualche ricerca in più. E sempre un po' attorno alla professione, si è passati appunto da ricerche anche proprio dedicate alla professione, che facciamo più o meno ogni 3 anni, per dare un po' il quadro, cui l'anno scorso la ricerca era su quello. Abbiamo un osservatorio che ormai è alla sesta edizione sull'integrazione della sostenibilità nella corporate governance. Gli associati avrebbero pensato che fosse un motore di cambiamento molto importante, che verrà appunto quest'anno, verrà presentata a maggio il nostro osservatorio. E a fianco di queste attività poi ci sono anche diciamo, delle iniziative in cui siamo in alcuni casi stati protagonisti, in altri casi siamo stati coinvolti. Siamo il partner italiano del World Business Council, quindi siamo il referente italiano, e dall'altra parte abbiamo poi, diciamo, avendo in mente che
di fatto la professione viene interpretata in Italia, ma è una professione a vocazione internazionale. Abbiamo anche costituito un'associazione europea in realtà, che è questa European Association of CSR Professional, in cui noi siamo il chapter fondatore, siamo gli italiani che hanno fondato in questo caso, con Spagna, Inghilterra, Croazia, Serbia, quindi adesso Francia, ci sono un po' di paesi, con tutte le difficoltà delle associazioni internazionali, quindi con visioni un po' diverse. Però di fatto l'obiettivo della promozione della professione è quello, promozione della professione delle competenze degli associati, è quello principale di questa associazione. Quasi 200, ultimamente siamo quasi 200 professionisti, manca poco, insomma, fra poco festeggiamo il 5. Beh, effettivamente è un'attività che va avanti dal 2006, in cui vi siete sviluppati veramente tanto, e poi è veramente interessante questo connubio tra prassi e ricerca, no? Che quindi c'è un'osmosi sicuramente molto, molto proficua. Senti, se dovessimo un po' inquadrare la figura del CSR manager, quindi chi è e che attività svolge, cosa potremmo dire? Allora, potremmo dire che per anni era una figura senza una natura ben definita, per anni è stato così. L'ultima relazione che abbiamo fatto l'anno scorso ha dato un po' di segnali differenti. Ormai stanno emergendo tre chiare aree di responsabilità del CSR manager, del sustainability manager, di questa figura, perché in realtà noi abbiamo CSR perché è un nome storico, poi magari si sa mai che nel futuro cambieremo anche il nome. Però attività istituzionali fanno, quindi si occupano della rendicontazione non finanziaria e dello stakeholder engagement, quindi tutte attività di interazione e di raccolta anche di feedback da parte degli stakeholder e del loro coinvolgimento. Si occupano di tutte le tematiche legate alla comunità, che vanno dalla filantropia strategica alle partnership con le organizzazioni locali. Terza cosa, che è quella che è diventata più importante nel tempo, si occupano di strategie in azienda, ovvero sono sempre più collegati, vicini all'amministratore delegato, e nel momento in cui si estendono i piani strategici contribuiscono sulle parti sociali e ambientali, dando notizie attorno a quali sono i trend in essere, ma aiutando proprio a definire obiettivi. È stato proprio un cammino che noi abbiamo, almeno che io personalmente ho avuto la fortuna di osservare, che ha visto un CSR manager all'inizio pescato qua e là, in qualche funzione collocato qua e là, un po' così, in base al sentore, tipicamente finivano o nella comunicazione o sotto il CFO. Poi hanno cominciato un pochino a migrare, a spostarsi, eccetera, adesso si stanno collegando i staff all'amministratore delegato, tutto resta. Stanno finendo lì, che vuol dire che fortunatamente cominciano ad avere un ruolo importante nelle organizzazioni. Permangono ancora figure che, in funzione del fatto che siano più legate alla rendicontazione, o siano più legate alla comunità, o siano più legate allo stakeholder engagement, si collocano in posti un po' differenti nelle organizzazioni, però di fatto, laddove l'esperienza dell'azienda avanza, si spostano sempre più verso l'amministratore delegato. Un po' come è successo forse col direttore del personale nel passato, che era un po' collocato qua e là, poi a un certo punto trova la sua posizione in staff alla direzione. Vero, vero. Bene. Rimanendo sul tema di queste ricerche che tu hai fatto negli anni con CSR Manager Network, che tu proprio la professione, tra l'altro sai veramente diversi articoli e monografie sul tema che sono molto molto interessanti, danno un bello spaccato insomma di questa professione emergente ancora per alcuni aspetti. Visto che noi tra gli ascoltatori abbiamo sicuramente degli studenti, dovessimo tratteggiare le competenze che dovrebbe avere un CSR manager, quali potrebbero essere? Sono competenze più del mondo dell'accounting, più aziendali, più ingegneristiche, più magari scientifiche nel senso di analisi dell'ambiente? Quali sono insomma sono più ricorrenti e quindi quali hai visto parlando con i vari manager? Allora siamo assolutamente tempestivi nel affrontare questo tema, perché dopo anni di CSR Manager Network siamo arrivati a un punto di svolta in questo, ovvero attualmente è stata pubblicata da UNI una prassi per la certificazione della professione Sustainability Manager, che è stata fortemente voluta dal network e in cui sono confluite le nostre conoscenze, cioè quella prassi è ampiamente frutto del nostro contributo come associazione. Per cui se andate a vedere quella prassi trovate proprio l'elenco delle competenze che sono richieste a un Sustainability Manager secondo la nostra prospettiva e che quindi potrebbero essere anche certificate.
andare verso l'idea che uno, se è sustainability manager, può essere anche un sustainability manager certificato. Quali sono queste competenze? Ce ne sono di due categorie, quelle più manageriali, per cui sia essere manager in funzione anche del ruolo che abbia più senior o più junior, deve anche gestire persone, deve anche avere capacità di project management, di comunicazione, perché di fatto svolge un ruolo di trade union, di agente del cambiamento, di trade union fra le varie funzioni. Quindi deve essere capace anche di interloquire, interagire con i vertici, ma anche con i pari, ma anche con personale di sotto. E poi delle competenze un po' più tecniche, che vanno dalla conoscenza dei business model, della sostenibilità come elemento di innovazione dei business model, per capirci, quindi tutto il tema strategico, a come gestire i processi decisionali in modo che siano eticamente adeguati, fino alla gestione degli impatti sociali e ambientali sulla catena del valore, quindi catena del valore e catena di fornitura. Quindi questo vuol dire che avere competenze di tutto questo significa conoscere molti strumenti e anche molte certificazioni. Questo è un pochino il profilo di competenze, un profilo che mischia aspetti tecnici e aspetti manageriali, dove tipicamente fino ad ora il focus è sempre stato sugli aspetti tecnici, ci si chiede sempre degli aspetti tecnici. Poi in realtà la figura è diventata veramente manageriale, quindi ha veramente un compito anche di definizione di obiettivi e di gestione di altre risorse. Noi ormai abbiamo, non farò nomi di aziende, però aziende che hanno 15 persone nella funzione sostenibilità, 15 persone che lavorano a tempo pieno per la sostenibilità e hanno sopra una persona che ha il compito di far lavorare in modo efficace, efficiente e coordinato queste 15 persone. Quindi questo è un manager, che comincia ad avere un'unità che in alcuni casi, parlavamo prima di controller, non troviamo un numero così alto di controller a volte. Questo va tutto bene nelle aziende che hanno in essere un cambiamento anche del proprio mercato fortemente verso la sostenibilità. Siamo nel settore energetico, settore multi-utility, si trovano veramente al centro di questo cambiamento. Quindi hanno unità molto importanti. Se, visto queste competenze, che poi sicuramente di stampo manageriale, ma con un profilo tecnico poi marcato, in alcune professioni si è notato c'è una ipersegmentazione della professione, cioè se anche pensiamo al nostro ambito accounting, c'è nata un po' questa divisione tra financial accounting e management accounting come due mondi idealmente suddivisi. Nel CSR manager come professione c'è una tendenza a specializzarsi, tipo io mi occupo di sostenibilità sociale, tu ti occupi di sostenibilità ambientale, quindi come, oppure di processo, quindi c'è una sorta di percorso professionale che poi impatta su questo ruolo e sulle competenze che ho, oppure è un qualcosa che tra virgolette riesco a gestirmi tutto e devo quindi cercare di completare il mio profilo professionale. Ok, allora su questo divido un po' il mio intervento in due parti. La prima parte è un po' più fondata su dati, la seconda più su sensazioni. Sì. La prima parte più su dati è la seguente. Tipicamente la struttura tipica vede al di sotto del manager tre tipi di profili. Quello più dedicato agli aspetti di rendicontazione finanziaria, quindi l'esperto della rendicontazione finanziaria. Quello più dedicato agli aspetti ESG, SRI, quindi fondi di investimento, quindi quello che ha il compito di gestire anche il collocamento adeguato all'interno di ranking, rating di sostenibilità. Stiamo parlando di grandi aziende, ovviamente. E il terzo, più legato al coinvolgimento degli stakeholder della comunità. Questi sono i tre profili. Come si giunge a questi profili? In realtà non c'è un sentiero segnato, neanche oggi. Quello che è certo è che ormai sempre più persone hanno fatto un percorso dedicato agli aspetti della sostenibilità, un percorso professionalizzante. In alcuni casi lo fanno una volta anche fatta la carriera, adesso stanno nascendo, come anche mi sembra di capire le persone che partecipano a questo webinar, anche percorsi di laurea, percorsi triennali, specialistici che fanno della sostenibilità un po' il cuore della loro proposta. Quindi, però sempre più ci vuole un percorso specializzante in questo senso. Tipicamente abbiamo
non ne abbiano male, qualche lato un po' più debole sugli aspetti manageriali, per cui lingue, lettere, filosofia, molti filosofi, filosofia che a un certo punto si convertono studiando quei temi manageriali per riuscire ad arrivare a fare il senior manager, oppure abbiamo chi ha fatto, diciamo, un management duro e puro e si rende conto che c'è tutta una serie di competenze più tecniche da apprendere e fa un corso che può essere o una laurea specialistica, a volte anche corsi più brevi. Dipende un po' da dove si trova una persona anche nella sua fase di sviluppo della carriera. Le Sì, sensazioni sono che, dal mio punto di vista, è un po' controintuitivo, ma è probabile che il CSR manager nel tempo perda la parte di rendicontazione, venga persa. Non appartenga più al profilo del CSR manager, ma appartenga al profilo del CFO. Questo perché questo penso che sia una tendenza che osserveremo, che non deve spaventare i nostri manager, ma deve renderli felici perché hanno tempo di fare ben altro. Io personalmente, abbiate pazienza, ma dal 2006 che mi occupo di rendicontazione finanziaria, quindi un po' di stanchezza attorno al tema io ce l'ho. Quindi se diventando sempre più una cosa di standard, tecnica, i CFO che vivono di queste cose si divertono a farlo, benissimo. Perché i CSR manager potranno occuparsi di strategia, di sviluppo, di cambiamenti di modelli di business, controllo la catena di fornitura, cose molto più manageriali e meno da, diciamo, da, appunto, da accountant. Quindi penso che ci sarà sempre più un'evoluzione dei CFO verso gli aspetti non finanziari, anche per a seguito, diciamo, delle tendenze, delle mode in atto, per cui ormai se non si parla di ESG in finanza, i poveri disgraziati, ormai tutti parlano di ESG, ma diciamo, quanti ne conoscono, è ancora tutto da scoprire. Quindi, però di fatto ci sarà una certa evoluzione in quella direzione. E visto che parlavi insomma di CSR manager sia come manager che come professionisti e quindi anche di uffici di CSR decisamente consistenti in termini numerici, se dovessimo un po' ritrarre le tipologie d'aziende, cioè accennavi prima settori molto utility ed energy sono quelle diciamo privilegiate per questo tipo di professione, ma se dovessimo dare un flash nel dire sono le aziende grandi, sono le aziende di settori, oppure una figura che gradualmente, anche in termini tuoi di sensazione, si sta diffondendo anche in realtà, diciamo, più medie o addirittura piccoline, magari con le formule più di temporary management o fractional management e via dicendo. Ok, la figura del temporary manager della sostenibilità non è ancora comparsa, in tutta onestà, meno, magari qualcuno c'è, ce ne sarà uno o due, però noi di tracce di queste professionalità non le abbiamo viste per ora. Di fatto abbiamo però differenti livelli di professionalità in funzione della dimensione dell'azienda. O meglio, più andiamo verso aziende grandi, più CSR manager è manager, perché ha molte risorse sotto da gestire. Più andiamo verso aziende di medie dimensioni, meno risorse da gestire, più diventa anche tecnico, più anche direttamente coinvolto negli aspetti tecnici. Queste due figure però si stanno diffondendo entrambe, che le grandi aziende ormai è difficile trovare un'azienda che non abbia etichettato qualcuno come senior manager da qualche parte e l'abbia presente più o meno, diciamo, rilevante, con più o meno peso in azienda, ma di fatto è difficile trovarla. Medie aziende ci stanno arrivando e ci stanno arrivando con diverse soluzioni. Chi ha il CSR manager interno part-time, ma non part-time perché fa la mamma in metà della giornata, beata lei, lo dedica per crescere i suoi figli, o part-time perché abbina un'altra funzione: corporate governance e sostenibilità, comunicazione e sostenibilità. Questa figura part-time, ma penso che sia anche una soluzione abbastanza intelligente nelle medie aziende, sempre più si trova. Dove, diciamo, non è una figura qualitativamente inferiore a quella che troviamo nelle grandi aziende, è diversa proprio per la natura delle aziende, diciamo, la stessa natura delle aziende, come un CFO di una media azienda è diverso da un CFO di una grande multinazionale. Sono diverse come natura, come competenze. Ma secondo te a sensazione ci sarà, diciamo, una discesa anche sulle realtà più piccoline, nel senso ci sono sempre più start-up che nascono e si sviluppano con modelli di, diciamo, ispirati alla sostenibilità o comunque ispirati a modelli di economia circolare. A tua visione e sensazione, lì interverrà, diciamo, magari non il manager strutturato, ma il consulente che dà dei supporti, delle indicazioni o comunque rimarrà
diciamo, prerogativa di realtà medio grandi. Allora, faccio una domanda io. Voi mediamente a che dimensione vedete nascere un direttore personale in un'azienda? Quanto deve essere grande un'azienda per avere un direttore personale? 100 persone? Interno almeno 100. Almeno 100. Perché dovrei avere bisogno di un CSR manager sotto le 100 persone? Ho bisogno di avere un imprenditore che ha contezza anche di quello, una persona che ha competenze anche di quello, ma è difficile che nasca una figura professionale. Perché già non nascono altre che sono già più storiche all'interno delle aziende. E alla fine quando arriviamo a 100 certamente c'è il CFO, certamente c'è il direttore della produzione, il direttore su Sumania non c'è, a volte non c'è neanche il responsabile del controllo perché lo fa il CFO. È naturale che fino a una certa dimensione si mantengono con presenza di responsabilità all'interno di varie funzioni. E quello che sta succedendo è un altro fenomeno che, e ne sono felice, sempre più giovani trovano e pensano a modelli di business che nascono intorno alla sostenibilità, che economia circolare, diciamo Renun è stato un mio studente, faccio questo esempio perché è legato alla moda sostenibile, cioè i business model nascono come attorno al tema della sostenibilità, quindi non c'è bisogno di un CSR manager, l'azienda non esisterebbe senza un orientamento alla sostenibilità, perché è proprio l'elemento su cui costruiscono le peculiarità del business model. Una battuta che leggendole alcuni articoli uscivano fuori delle espressioni, adesso le leggo perché sono particolarmente efficaci e interessanti. Alcuni parlavano del CSR manager come motore del cambiamento, con espressioni che hai usato anche tu, insomma, come stimolo a revisione di business model, filiere, via di processi e via dicendo. Qualcun altro parlava di profeta, quindi una sorta di qualcuno che vede avanti, però in parte percepivo una sorta di tocco negativo sulla cosa, come d'altronde è un po', secondo me, negativo quelli che lo chiamano come l'idealista, cioè qualcuno che segue questa idea della sorta di stewardship, tutto bello, cerchiamo il mondo ideale, aiuta l'azienda a raggiungere questo mondo ideale, e altri invece, che pure lì ritrovo molto nelle tue parole, l'idea del manager poliedrico. Secondo te, di queste quattro espressioni, qual è quella che, volendo, si addice meglio alla figura del CSR manager come è oggi? Come è oggi è sicuramente il motore del cambiamento in questo momento. Perché quello che sta succedendo è che tutte le aziende si stanno accorgendo, diciamo, usando le parole degli Avenger, dell'ineluttabilità del cambiamento, quindi è impossibile che non intraprenda un cambiamento verso la sostenibilità. Come farlo però non è una risposta così semplice, e queste figure sono veramente un motore di cambiamento adesso, perché per anni hanno investito sviluppando competenze, hanno investito per capire come integrare negli aspetti sociali, nella strategia degli aspetti sociali e ambientali. E adesso sono tra i pochi che sanno farlo. E quindi veramente sono un motore di cambiamento, perché laddove si vuole intraprendere una direzione, loro hanno un ruolo molto importante nel fare quello che Molteni qualche anno fa descriveva come l'antenna del cambiamento, la capacità di intercettare eventi esterni, tendenze esterne, e renderli parte e integrarli nella ricetta di successo dell'azienda. Passando un po' un attimo in approfondimento a quel tema che accennavi prima della posizione organizzativa, quindi diciamo, visto che devo essere un motore a cambiamento, giustamente si sta ricollocando su profili organizzativi più alti, quindi vai staff alla direzione, all'amministratore delegato. Ove non fosse in quelle posizioni, dov'è che lo troviamo? Nel senso, vicino adesso con alcune aziende che sono venute, diciamo, durante il corso, con cui abbiamo tenuto contatto, ad esempio esce fuori che alcuni hanno messo, quello che accennavi tu prima, insomma, la persona che part time si occupa di qualità o cose del genere, ambiente e sicurezza, e poi per il resto fa un po' il mestiere del CSR manager, insomma, su alcune estensioni. Altri c'è quel percorso che dicevi tu prima, già verificato, cioè il CFO che di sorta si prende carico, perché poi diciamo la CSR viene tradotta in larghissima parte come rendicontazione non finanziaria.
Quindi, diciamo, se dovessi un po' dire ove non si è raggiunto quel punto d'arrivo dello staff dell'amministratore delegato, dove lo potremmo trovare come, diciamo, percorso storico, per poi magari ricollocarlo gradualmente a livelli più alti? Allora, faccio un passo indietro per aggiungere un'osservazione. Nei nostri tanti anni di studio ci siamo resi conto che alla fine dove viene collocato è rappresentativo dell'interpretazione che si vuole dare a quel ruolo. Quindi laddove viene, viene messo all'interno della comunicazione, sicuramente si vuole dare un forte impulso alla comunicazione e quindi storicamente succede, si parte con bilanci, rendicontazioni, si fa un anno, si fa due, si fa tre, poi i risultati sono sempre gli stessi, a volte si trova in difficoltà perché magari qualche indicatore invece che migliora peggiora e quindi bisogna commentare e trovare la soluzione, fino a quando a un certo punto si rende conto che forse rendicontare è la seconda parte del lavoro, la prima è fare. E quindi qua comincia un po' di migrazione e si sposta. Okay? Dalle altre parti a volte è stato collocato all'interno delle risorse umane, con un chiaro orientamento a favorire welfare aziendale, conciliazione familiare lavoro, molto orientato a rispondere alle esigenze di una categoria di stakeholder, insomma, che sono i lavoratori. Poi ci si rende conto pian piano che forse gli stakeholder non sono solo i lavoratori e migra un'altra volta. Altre volte ancora sotto la funzione del CFO, questo tipicamente per limitarsi proprio al minimo laddove c'è un obbligo tipicamente di rendicontazione. Altre volte ancora HSE, di fatto più siamo verso aziende di grandi dimensioni più la funzione viene collocata con una forte attenzione a dove metterla in funzione delle varie responsabilità. Più andiamo verso le piccole c'è anche una logica di carico di lavoro. Per cui se siamo un'azienda dove chi si occupa di comunicazione non mezza di medie dimensioni comunque ha del tempo libero tipicamente dice vabbè comincia a fare anche quello e devo dire che ne parlo diciamo, in modo un po' leggero però è assolutamente questo è stato il meccanismo con cui la sostenibilità è diventata importante in Italia ma nel mondo perché dicevo prima, di solito si parte, le cose si fanno e poi si raccontano, qua si raccontano e poi si cominciano a fare. Ma ben venga, è stato così. Cioè, si può raccontare tutto quello che si vuole, di teoria, che uno prima, diciamo, spieghiamo il ciclo di Deming se vogliamo, di fatto qua il ciclo di Deming non ha funzionato, è stato cominciato tutti a fare il bilancio di sostenibilità qualche anno e poi è cominciato a gestire. Benissimo, questa è stata la strada che hanno seguito le nostre aziende. E questa è la strada che stanno seguendo tante aziende, si trovano o spinte o forzate a magari qualche cliente che chiede qualche certificazione, magari arriva l'obbligo della dichiarazione finanziaria, eccetera, si trovano forzate su una parte di rendicontazione che fa da volano poi per interrogarsi su che cosa fare veramente. Quindi tutti i fenomeni umani, cioè, più umani aziendali, assolutamente semplici in realtà nel loro essere, non sono da criticare, io non ho mai criticato questa cosa, sono stato uno anche di quelli che aiutavano a fare i bilanci di sostenibilità delle aziende nei primi bilanci di sostenibilità. E erano assolutamente esperienze interessanti, poi nel tempo ci si rende conto che i consumi di energia forse non calano se non si mettono in piedi le politiche. Matteo, senti, hai più volte fatto riferimento proprio al CSR manager, sustainability manager, insomma come lo vogliamo chiamare, come proprio un motore del cambiamento, no? È un po' una definizione che è dall'inizio di questo incontro che è emersa. E tra l'altro hai portato un esempio molto interessante di come addirittura si possa nascere proprio con un business model orientato alla sostenibilità, no? E quindi questo è già un esempio di come possa essere un CSR manager o comunque una persona con una grossa cultura nella sostenibilità possa portare un cambiamento. Ecco, ci sono altri esempi che ci puoi fare proprio di come un CSR manager sia stato motore del cambiamento di un'impresa, di un'organizzazione, quindi appunto o nel business model o Per non fare torto ai miei associati non farò i nomi, invece certo, pazienza, perché se faccio certo, un video, no, giusto, giusto. Sì, diciamo sì. Che nel settore
assicurativo, il CSR manager penso che sia da 5 anni, alcuni CSR manager che promuovono e hanno già sviluppato portafogli di prodotti che sono quei famosi prodotti ESG che oggi tutti cercano e quindi sono stati motore del cambiamento e precursore di tutta una finanza sostenibile che attualmente è tanto di moda, tanto decantata. In altri casi sono stati capaci di dare vita, non tantissimi casi, okay? Dare vita proprio a dei business model totalmente innovativi e ha dato vita a delle cosiddette, diciamo, blue ocean strategy, non so, adesso non so se sono i termini, sì, e che magari per i partecipanti non sono proprio noti. Comunque hanno aperto nuovi settori dove non c'è proprio concorrenza, non c'era perché è tutto nuovo, tutto assolutamente nuovo. Penso per esempio a chi si è inventato tessuti legati al materiale riciclato ormai 10 anni fa di ampio successo, o penso a un altro caso che a me sta particolarmente simpatico a cuore, di una piccola azienda di logistica che si è trovata improvvisamente con il principale cliente che era la GDO, che li ha lasciati a piedi, per capirci, non ordinava più da loro, e si sono reinventati come azienda di logistica sostenibile. Qualche anno fa è successo, proprio seduti al tavolo, i vertici che si guardavano dicevano: qua o troviamo una soluzione o si chiude. La soluzione è stata quella, è stata assolutamente secondo me interessantissima, perché è stata totalmente controintuitiva rispetto al business model esistente. Chi fa trasporti funziona con una regola, cioè una regola molto basilare: più chili di trasporto, per più chilometri di trasporto, io più soldi ho fatto. Molto semplice. Certo. Ma la logica era diversa, io devo trasportare meno chili possibili per meno chilometri possibili, proprio l'opposto, proprio un cambiamento di logica. In particolare questa azienda lavorava nella ristorazione collettiva, cioè le mense, pranzi prodotti in un centro e trasportati presso i luoghi di consumo. La logica era: io devo riuscire a trasportare i pasti con la minima CO2, quindi facendo meno chilometri, portando meno chili, e quindi hanno cominciato a lavorare proprio all'opposto di tutti i loro concorrenti, che la festa di un trasportatore tradizionale tipicamente è: guarda, abbiamo bisogno che tu porti questa bottiglia di acqua da Milano a Reggio Calabria, la appoggi giù e poi ci porti indietro il tappo. E questo proprio è l'ideale di vita di un trasportatore. Paga il viaggio di andata, paga il viaggio di ritorno, però ha inquinato per nulla. Cambiamento totale del modello di business. Questo qua è un caso proprio, secondo me, molto interessante. Però questi sono alcuni. Sì. C'è da dire che poi, così come capita sempre, l'innovazione di business model non è un fenomeno nazionale popolare, non è che capita in tutte le aziende, che capita in alcune, che poi si raccontano, si insegnano, certo. Non è che sono stati particolarmente, cioè non è che netto sono 180 innovatori di modelli di business. Non lo fanno. Certo, l'innovazione non necessariamente deve essere radicale, no? Quindi no, non necessariamente radicale, ma non necessariamente dare vita a modelli di business nuovi. Esatto, esatto, certamente. Senti, anche ricollegandoci un po' a quello che dicevamo precedentemente, proprio delle aziende dove troviamo un CSR manager o addirittura una funzione che sia orientata a questo. Per la tua esperienza e anche per i tuoi studi, allora è vero che non si possono definire sicuramente regole prestabilite, però quanto può essere dovuto per esempio a un imprenditore che sia un imprenditore illuminato, quanto invece può essere dovuto a un'iniziativa personale di qualcuno che è interessato, si muove per piccoli passi e piano piano cresce e porta cultura in azienda, e quanto invece è determinato anche da stimoli esterni, quindi per esempio da cambiamenti normativi. Allora, non c'è una risposta univoca neanche in questo caso, abbiate pazienza. Non ci dai la formula. No, la formula, cioè, se l'avete voi da darmi, sono contento. No, la cercavamo. I fenomeni sono diversi. Allora, innanzitutto, partiamo da una constatazione di fatto che è molto semplice. Non tutte le aziende hanno un imprenditore illuminato o non illuminato. Alcune aziende proprio l'imprenditore non c'è. Esiste questa figura mitologica dell'azionista che investe nell'azienda. Abbiamo le public company, in Italia non è che siano proprio tante, però aziende in cui non c'è una persona al vertice da seguire.
In queste aziende ciò che conta è il volere degli azionisti, è il volere del mondo della finanza, il volere dei grandi investitori. Quindi questi grandi investitori in queste aziende ad oggi rappresentano una pressione enorme al cambiamento. Perché sempre più, adesso non fatemi citare i soliti BlackRock che ormai ci citiamo ogni 20 minuti, però sempre più chiedono aspetti sociali e ambientali, chiedono comunque anche semplicemente per un approccio di gestione del rischio di avere delle evidenze. E questa è una pressione esterna molto importante in questo tipo di aziende. Abbiamo aziende invece dove abbiamo delle famiglie che sono al vertice e le famiglie tipicamente hanno il loro nome che coincide col nome dell'azienda. E quindi storicamente questa cosa significa, anche banalmente, salvo qualche caso, un certo interesse a comportarsi in modo adeguato. Quindi abbiamo tutto un tessuto di aziende familiari che non ha mai chiamato CSR, ma è da 70 anni che hanno un orientamento al personale, 70 anni che hanno un orientamento alla comunità locale. Sarà che i bambini piccoli, però è un esempio che faccio da molto tempo. Chi ha avuto figli, li fa giocare a pallone, li fa giocare, cito lo sponsor della squadra di calcio di mio figlio, con i serramenti forchetto scritto sulla maglia. Non siete tenuti a sapere che sono i serramenti forchetto, però è una piccola azienda familiare che vede nel calcio giovanile un modo per contribuire alla crescita della sua comunità. E il calcio giovanile sta in piedi così, e sta in piedi così da sempre. Quindi queste aziende hanno un strumento, poi non lo battezzano sostenibilità, non lo battezzano CSR, però esistono e sono un fenomeno assolutamente interessante. Abbiamo poi i casi dell'imprenditore illuminato, fisiologico, diciamo così, in cui l'imprenditore crede in queste cose, spinge molto in queste su queste cose, anche siamo un imprenditore, ma è stato delegato, però è molto, molto personalizzata la cosa. Faccio un esempio, ma non farò il nome, perché a me mi fa sempre ridere questa cosa. Ancora 10 anni fa lavoravo come consulente per una società di grosse dimensioni. In realtà, a un certo punto, hanno finanziato per anni un'iniziativa non profit con un'associazione che si chiama AIBI, Aiutare i Bambini. Finanziavano un ospedale, zona, diciamo, non diamo troppe informazioni, se no andate a capire chi è, zona Middle East, ok? A un certo punto, l'anno dopo arrivo, basta bambini, ciclismo. Cioè, cosa è successo? È cambiato amministratore delegato. Poi, per chi è della mia età, fa uno più uno, fa Coppa Cobram di Fantozzi. Quindi, se avete in mente, amministratore delegato appassionato di ciclismo, cambia le politiche dell'azienda verso il ciclismo. Ecco, questo comincia a essere un fenomeno piuttosto patologico. Patologico perché una persona non interpreta il suo ruolo in funzione dell'interesse comunque degli azionisti, ma in funzione dell'interesse personale, di una passione, perché la passione è sempre cosa buona nella vita, però in alcuni casi laddove devi portare avanti non i tuoi interessi, ma quelli degli altri, non è così cosa buona. E quindi questo comincia a essere patologico. Esiste proprio anche una certa illuminazione patologica, cioè, che è negativa. Altro caso è un caso di un imprenditore brianzolo che si era fissato che lui doveva aiutare le sue famiglie. Il modo per aiutare le sue famiglie era supportarle con un asilo nido aziendale. Okay? Asilo aziendale che non c'era, cioè c'era un bel campo, è stato costruito l'edificio, eccetera. Preso il personale inserito, numero bambini iscritti, 7. Però lui si vantava di avere l'asilo nido aziendale. Certo. Forse era meglio una partnership con l'asilo nido locale e avrebbe pagato questi soldi l'asilo nido di una comunità, di un paese probabilmente. Però l'illuminazione a volte non è proprio così positiva. Serve sempre una ricerca di un certo equilibrio, che devo dire che sta veramente o nelle dinamiche familiari a volte, oppure quando andiamo verso le grandi aziende, veramente un cambiamento dei sistemi di governance, per cui ben vengano le benefit corporation, ben vengano tutti i meccanismi che permettono di rendere strutturale in un'azienda l'attenzione agli aspetti sociali e ambientali. Certo. Collegato proprio a questi aspetti che dicevi poco fa, alcuni adesso, soprattutto diciamo per effetto un po' anche della pandemia che ha stimolato comportamenti o azioni da parte di alcune aziende. Secondo te, visto che c'è stata una crescente attenzione ai temi della sostenibilità, ci sono
tematiche o problematiche in alcune aziende di greenwashing o l'idea di seguire una management fashion green o cose del genere, oppure secondo te c'è stato, diciamo, magari adesso c'è questa tendenza a inseguire questa moda verde per poi abbandonarla magari tra un anno o due appena ritornati a un modello un pochino più normale. Quindi quanto è secondo te questa attenzione al green genuina, oppure quanto invece è inseguire una moda che si spera di poter abbandonare quanto prima? Poi in realtà l'abbandono sarà difficile, insomma, in termini prospettici. Esatto, questo è il punto più interessante. Chi crede adesso che sia una moda, secondo me, si troverà ben fregato fra un po', perché questa non è più una moda. Di fatto è, diciamo, sempre più, sono contento che stia avvenendo una fortissima accelerazione, sempre più un dato di fatto che per tanti anni, almeno io, ma non solo io, tante persone attorno alla sostenibilità hanno predicato la necessità di un cambiamento anche proprio per il sostegno del pianeta. E adesso ci si sta rendendo conto che questo cambiamento è urgente, okay? E per fortuna che se ne sono resi conto che i nostri governanti. Per fortuna, dico, perché fino a poco tempo fa non è che avessimo leadership mondiali molto attente a questi temi. Ci sono aziende che fanno greenwashing. Se mi date un foglio, firmo la dichiarazione per che esisteranno sicuramente aziende che fanno greenwashing. Cioè, sono per forza. Esistono, diciamo, fa parte delle dinamiche anche umane. C'è chi è un mentitore seriale, quel che amico che è un mentitore seriale, non dice mai la verità, e c'è chi come me che purtroppo dicendo la verità finisce spesso in tanti casini. Quindi sono un po' anche dinamiche umane anche di fronte anche in azienda. Per cui che ci sia un'attività di greenwashing certamente c'è. Però ci sono le spie di questa cosa. Ci sono le spie, nel senso, ci sono degli indicatori che ci permettono di capire quando non è greenwashing. Diciamo che se un'azienda comincia a dichiarare obiettivi, greenwashing comincia a non essere più. Quando un'azienda comincia a rendicontare le performance in modo stabile, con i semplici indicatori, senza toccarli, comincia a non essere più greenwashing. Quando cominciamo a vedere che c'è un CSR manager collegato a un settore legato, non è più greenwashing. Sono tutti segnali che in un sistema di risk management potrebbero essere degli early warning, nel caso negativo, sul fatto che si stia facendo greenwashing. Che poi in realtà allo stesso tempo ci sia un enorme problema che la sostenibilità non è, la sostenibilità della CSR comunque non è un problema aziendale, è un problema sistemico. Per cui l'ottimizzazione non può avvenire all'interno della sola azienda, ma deve avvenire all'interno di un settore, peggio ancora come circolare che segnate voi, all'interno di più settori. La complessità sta proprio nel sistema, per cui l'azione della singola azienda potrebbe essere paradossalmente positiva se osservata nel suo perimetro, ma negativa se osservata nel complesso. Facciamo un esempio. Ora, a parte l'attacco ingiustificato al diesel come il grande problema di adesso, sapete che ha detto benzina e diesel, il diesel inquina meno. Però di fatto il passaggio a una elettrificazione in questo momento non riduce le emissioni di CO2 nel settore dell'automotive, incrementa. Perché il problema non è che il settore dell'automotive potrà dire grazie, noi non inquiniamo perché utilizziamo le batterie elettriche. Perfetto. Però la produzione di energia elettrica da dove arriva in questo momento? Da centrali che non sono centrali ecologiche, ma centrali a carbone. Il fior di studio ha dimostrato che il passaggio negli Stati Uniti all'elettrificazione comporterebbe un incremento dell'emissione di CO2 del 30-40%. Quindi è un problema sistemico, non della singola azienda. L'azienda, tutto quello che sta facendo adesso è il settore automotive, motivo per cui per esempio Toyota non sta spingendo sull'elettrico, Toyota rimane sull'ibrido, perché ha preso a cuore questi studi e hanno considerato che una macchina autonoma, indipendente, come quella che vendono loro, che non ha bisogno di energia esterna, attualmente è meno inquinante di un'auto elettrica. E hanno dimostrato con numeri questo orientamento. Quindi è proprio un fenomeno sistemico. Quindi c'è greenwashing, ma il problema più grosso da affrontare è riuscire a gestire questo tipo di complessità.
che va al di fuori della responsabilità della singola azienda, è una responsabilità che riguarda policy maker, è una responsabilità che riguarda associazioni di categoria che devono cercare di far sì che ci sia un cambiamento, diciamo che alla fine la somma sia possibilmente una riduzione dell'inquinamento o un miglioramento degli aspetti sociali piuttosto che un segno opposto senza accorgersi. Un'ultima domanda, dopo ovviamente chi ci segue può, come dicevamo prima, far domande sulla chat e quindi poi le porgeremo, quindi chi ha domande, curiosità o in base a quanto ci siamo raccontati finora le può fare tranquillamente, insomma, e Matteo insomma ci darà una sua risposta e visione. Guardiamo un po' in avanti, quindi finora abbiamo fatto il ritratto del passato, del presente, guardiamo in avanti. In termini prospettici, quale sarà la tendenza evolutiva per la professione del CSR manager, secondo te? Allora, anche qui, due scuole di pensiero che diciamo, faccio un po' di outing, che tutte le volte emergono all'interno del CSR Manager Network. Ma posizione A, finalmente, prima o poi, il CSR manager non esisterà più, perché tutte le professioni avranno all'interno il tema della sostenibilità. È vero, è verissimo. Penso che chiunque lavori in azienda sappia che contribuisce alle performance aziendali. Chiunque lavori in azienda ha un ruolo per il risultato economico finale, ma ci vorrà pur qualcuno che coordina le attività di ciascuno. Questa si contrappone alla seconda, che dice che laddove la società crescerà di importanza, avremo amministratori delegati che si avvicineranno più sempre ai temi sociali e ambientali, ma avremo bisogno anche di manager veri e propri che governano questi aspetti. Io sono proprio fiducioso sulla seconda, onestamente. Proprio fiducioso sul fatto che laddove la sostenibilità diventa importante, significa dover gestire cose in azienda. E le cose non succedono se non c'è una persona, perdonatemi il termine, ma in realtà è una citazione di Warren Buffett, se non c'è un direttore generale culo di pietra che si siede la mattina in azienda, sta lì dalle 8 di mattina alle 8 di sera, a far succedere le cose. Non succede in azienda. Stessa cosa la sostenibilità, se non c'è uno che si siede e mette in fila dei bullet point da realizzare entro sera o entro una settimana, quando ha fatto quelli ne mette su degli altri e poi verifica che siano capitati e poi controlla e poi va avanti, e poi avanti con questo lavoro che a volte è anche noioso, okay? Però senza questo lavoro le cose non succedono. Quindi la prospettiva secondo me è quella che sempre più avranno questo ruolo di, diciamo di project manager, di facilitatore della realizzazione dei piani e spero nel tempo anche guadagnando anche una certa autorevolezza in questo e di fatto dialogando con i nostri legati un po' di autorevolezza, un po' diverso. Sì, diciamo acquisiranno sempre più legittimazione, importanza. È già successo. Rispetto a qualche anno fa hanno molta più legittimazione in questo, ma molta di più. Ma mi auguro che continui a crescere questa situazione, perché veramente sono persone, almeno parlo dei miei associati, sono persone che hanno creduto in una professione quando non c'era, hanno investito molte delle loro risorse, sono diventati competenti, sono aiutati tra di loro e adesso sono contento anche che si cominci a osservare i tentativi di rubare il CSR manager fra aziende, cosa che fino a poco tempo fa non succedeva. Cioè si nasceva, si moriva, si sorprendeva in quell'azienda e adesso cominciano a cambiarsi, a spostarsi, quindi sta creando un bel mercato e un po' di confusione va bene in questo senso. No, veramente interessante, veramente stimolante squarcio su questa professione che diciamo sta crescendo ma ancora non c'ha, diciamo almeno parlando delle nostre realtà, una profilazione così nitida e marcata, quindi sì, decisamente è auspicabile che anche nelle nostre aziende poi questa idea di sostenibilità e di professionalizzazione di chi si occupa di sostenibilità cresca e quindi diciamo si attivi il percorso che già in realtà più grandi insomma hanno intrapreso. Non so se ci sono domande da casa, quindi se c'è qualcuno che ci ascolta può far domande. Vediamo un attimo se ci sono, forse
Se no, magari se abbiamo alcune curiosità, io ho una serie di curiosità e che volevo aspettare eventualmente. E chiediamo noi un paio di cose, insomma, che intanto che magari chi ascolta fa una riflessione se su una domanda. Vorremmo dire che siamo stati chiari, siamo a posto così. Insomma. Beh, però ci sono tanti aspetti, no? Che, ok. Ah, eccolo. Allora, c'è Chiara che ci chiede. Ma ha battuto sul tempo una certa Chiara, quindi... Esatto. Allora, buonasera, secondo lei essere un'azienda sostenibile a breve potrebbe diventare sul mercato un meccanismo di sbarramento all'entrata o, perché è già sul mercato, un meccanismo di sopravvivenza, se non lo è indirettamente, già o resterà sempre un plus apprezzabile ma non imposto? Penso anche a quanto riguarda l'accesso facilitato ai fondi UE che potrebbero essere un fenomeno opportunistico. Allora, se ho inteso la domanda... Perché? Diventa molto difficile che, diciamo, che diventino delle caratteristiche, l'essere sostenibile diventa una caratteristica obbligatoria, per un motivo molto, molto contingente. È molto difficile riuscire a descrivere o identificare o valutare il grado di sostenibilità di un'azienda. Perché è difficile? Perché un'azienda, giustamente, secondo me, può avere differenti livelli di performance in funzione della materialità che hanno, della rilevanza che hanno le differenti tematiche, e quindi un'azienda che per esempio ha dipendenti con un alto tasso di, diciamo adesso, di donne all'interno, con un alto tasso di donne con figli, con un alto tasso di giovani uomini con figli che si impegni più sulla conciliazione famiglia-lavoro piuttosto che su altre tematiche legate alla, diciamo, alla gestione del personale, ha molto senso. Però questa cosa come si fa a valutare? Si fa ad avere dei parametri oggettivi di valutazione. Più volte come Altis con Regione Lombardia siamo stati coinvolti per identificare indicatori che permettessero di identificare un'azienda sostenibile. Tante volte siamo, in alcune volte laddove era possibile perché era specifico di un settore, ci siamo mossi. Tante volte non è possibile, soprattutto perché un'azienda può essere sostenibile su tante cose, poi capita che c'è un punto più debole e si viene a sapere anche che quel punto debole esiste. È molto difficile riuscire poi a giustificare che si è attribuito un certo livello di sostenibilità. L'unico metodo che è stato trovato per riuscire a identificare queste soglie sono le certificazioni. Certificazioni di varia natura, però ricordiamoci, certificazioni tipicamente non certificano performance, certificano sistemi di gestione, quindi non certificano il fatto che l'azienda è sostenibile. Se autovide non certifica che l'azienda è sostenibile, certifica che l'azienda ha un sistema di gestione dei diritti umani, non certifica il fatto che non ci sono state violazioni, certifica il fatto che laddove ci sono violazioni è prevista la procedura che porta a fare un'azione correttiva. Quindi è molto difficile che diventi obbligatorio per questo particolare aspetto. La seconda parte che diceva i fondi dell'Unione Europea, quelli del Green Deal, eccetera, dice quanto potrebbero essere poi un motore di questi cambiamenti o generare fenomeni opportunistici. Ma lo sono già in realtà, lo sono già, stiamo assistendo ai 30 secondi prima dei 100 metri olimpiadi, in cui tutti si stanno preparando, si stanno mettendo i blocchi di partenza e sono tutti in attesa di capire questo Green Deal, come avverrà la distribuzione del denaro. Sono tutti pronti, appena si capisce quali saranno i criteri, ci saranno i cambiamenti nelle aziende, ma sono veramente tutti in attesa di avere chiarimenti su quali saranno i requisiti che saranno richiesti. Ma dicevo prima, è proprio quello il tema, la difficoltà. Abbiamo avuto la tassonomia che ha permesso di creare il linguaggio comune, ha permesso di creare quello che è un framework di riferimento, poi vedremo come verrà, se come verrà utilizzato, perché non è detto che sarà quello il framework di riferimento, scopriremo. Spero che sia quello, perché se no c'è schizofrenia, però... Poi abbiamo Michele che ci chiede quanto è importante per il ruolo del CSR manager l'esperienza in tema di certificazioni sociali, ambientali, eccetera. Quindi proprio il tema che accennavi poco fa.
Non è così importante l'esperienza interna di certificazione. La carriera, la possibilità di intraprendere diciamo, una carriera nei primi passi è legata a alcune conoscenze tecniche, cioè capire un pochino come funziona lo stakeholder engagement, capire bene la parte non rendicontazione non finanziaria in questo momento. Poi l'avanzamento di carriera avviene sulla base dei risultati nella gestione dei progetti. Se questo sia certificazione, se questo sia sviluppo del controllo socioambientale della catena di fornitura, senza certificazione o con certificazioni, questo diciamo, non è così rilevante. Una certa conoscenza delle certificazioni, ma più che delle specifiche certificazioni, delle logiche con cui funzionano e della mappa delle certificazioni esistenti, quella è abbastanza importante. Ma essere dei conoscitori, saper recitare a memoria se 8000 non serve. Sapere cos'è se 8000, sapere qual è l'ambito di applicazione, quali sono i principali punti, sì, ma la recitazione a memoria diciamo, cioè non serve. Non c'è qualcun altro che la fa. No, cioè sono quei certificatori che si divertono. Esatto, c'è qualcun altro che a quel punto coinvolge. Sì, io faccio ultima domanda, quale consigli può dare a noi studenti su quali discipline dovremmo investire? Questa è la domanda da 1000 punti. No, la domanda è da 1000 punti. Diciamo, su quale disciplina dovresti investire? Se la domanda è fatta da uno studente che fa il percorso di laurea, mi trovate in difficoltà perché se dico una disciplina che non è presente nel corso di laurea, rispondiamo noi. Mi gambizzano, dirò una materia stranissima, ma che siete costretti a inserirla. Allora, in realtà è un po' diversa la cosa. La vedo diversa, ma do questa risposta anche chi a volte mi chiede per strategia aziendale, come fare a fare la strategia aziendale, o tutte le due cose insieme. La cosa più importante è sviluppare la capacità di sviluppare un senso critico. So che sembra una cosa detta, stradetta, però veramente un senso critico è molto importante, la cosa più importante di tutte, perché di fatto nel momento in cui voi adesso studiate, vi formeranno, c'è un corso su bilancio e sostenibilità, sì? No? Sì, sì. Perfetto. Perfetto, vi formeranno sullo standard GRI, okay. Finirete il vostro corso e probabilmente lo standard GRI fra 2 anni, ma non c'è neanche più, è stato uno standard globale, perché ci sono già anche fenomeni in questo senso, però avere capito le logiche alle spalle della rendicontazione finanziaria, avere un po' di cercare di sviluppare un senso critico vuol dire non imparare a memoria l'indicatore, ma interrogarsi su quale sia il significato, l'interpretazione e qual è il fenomeno che quell'indicatore è capace di rappresentare. Spesso i miei ragazzi amano utilizzare delle matrici, strategie, eccetera. Io li metto assolutamente in crisi quando gli faccio una domanda. Dico, ma scusa un secondo, prendiamo una matrice storica. Che magari conoscete, parlo di ragazzi, soprattutto professore, conosco sicuro. La matrice BCG, la matrice BCG usata dappertutto, usata in marketing, ci sono 2 assi e io gli chiedo come mai ci sono quegli indicatori su quei 2 assi, non sanno rispondere. Cioè, non si sono mai chiesti perché abbiamo il tasso di crescita del settore, perché abbiamo la quota relativa di mercato. Sono rappresentativi di che cosa? Questo è il tipo di approccio che dovete imparare a sviluppare, cioè interrogarvi sul perché e essere critici e non avere paura anche di esprimere una propria opinione contraria. Le aziende cercano sempre più, si dice hanno attenzione alle soft skills, ma cercano sempre più persone che non è che abbiano un particolare portafoglio di competenze tecniche, ma che siano, che di fronte a una problematica si pongano domande corrette e poi avrete imparato sicuramente anche a cercare di modalità di rispondere a queste domande. Per cui non esiste un portafoglio di competenze necessarie, è veramente variegata la situazione, però soprattutto nell'ottica di una prima occupazione è molto importante avere un approccio critico, che tra l'altro spesso vi capiterà anche di avere dei colloqui in cui cominciano a chiedervi di qualche casettino, vi sottopongo delle situazioni complicate che non ha, spesso non hanno neanche la soluzione, non c'è soluzione, ma si può vedere quale tipo di approccio utilizzate di fronte a un problema. Non so se ho risposto, adesso guarda se ti condisco. Sì, assolutamente. Sì, cioè hai risposto anche in maniera, diciamo, che ci conforta, nel senso che nel corso che è stato progettato abbiamo
proprio cercato anche di renderli attivi gli studenti il più possibile con anche proprio project work, discussione di casi, proprio per arrivare a quello che dici tu, perché poi chiaramente le conoscenze di base le possiamo trasferire, ma poi quando poi si opera proprio con la sostenibilità, anche come prima hai dipinto questa figura, emerge proprio come devi essere capace di mettere a sistema. In fondo anche l'approccio sistemico, anche se in un modo diverso, è venuto molto fuori in questo incontro. Quindi da questo punto di vista hai dribblato bene la risposta, no, nel senso di non la metterci... La risposta è stata onesta, ok? Sì, era sì, no, come ho detto prima, sei sincero, ecco, quindi... Sì. O vengo odiato per questo. No, non ce la via di mezzo, qualcuno è indifferente, o mi amano o mi odiano. No, ma comunque appunto questo, come ti dicevo, ci conforta sul nostro percorso. Marco, io arriverei alla conclusione. Le conclusioni, che abbiamo anche abusato un po' del tempo di Matteo, che ha un promesso per le 7 di finire, invece li abbiamo sforato di una quartice, un quarto d'ora. Sì, io adesso non ho passato. Una piacevolissima chiacchierata, ripeto, sì, molto stimolante, con tanti dettagli, profili decisamente interessanti per noi, per gli studenti, insomma, quindi c'è un bello spaccato, insomma, di questa professione. Bene, sono contento che abbiamo raggiunto il risultato, a meno che questo risultato siamo riusciti. Sì, hai. Quindi ti ringrazio molto di essere venuto e di nuovo di aver accettato l'invito, di aver così, diciamo, in maniera veramente centrato l'obiettivo e essere stato verticale sul tema. Sì, ti ringrazio anch'io, Matteo. E, allora, gli stimoli sono stati tantissimi. Il messaggio importante, che secondo me è bello che passi, è che non è una moda. Quindi questo, perché sennò, essendo il tema del momento, si fa, no? C'è sempre il rischio che venga scambiato per una moda. Invece, già per l'excursus che ci hai fatto, ma anche illustrandoci l'evoluzione, emerge proprio come sia una figura veramente in continuo cambiamento, in ascesa, in evoluzione e veramente poliedrica, no? Quindi dove ci possono essere tante possibilità. E, quindi anch'io ti ringrazio tantissimo per il tuo tempo e per la disponibilità e saluto tutti, poi sia le prossime iniziative nell'ambito appunto di storie di futuro sostenibile, sia nell'ambito del Dipartimento di Management, le comunichiamo come al solito sui nostri social, quindi Facebook, Instagram e LinkedIn. Grazie Matteo e grazie a tutti. Grazie a voi e grazie a tutti quelli che hanno avuto la pazienza di ascoltarmi e ascoltarvi. Do retardo anche per loro. Grazie ancora. Grazie, arrivederci. Ciao, arrivederci.